Supermassive Games e Bandai Namco ci lasciano un altro pezzo di demo da spulciare. E io, ovviamente, torno a farci una videoanalisi sopra, mi sembra ovvio. Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, e bentornati su Batsmoke Games. Recentemente è stato rilasciato un video gameplay della durata di circa 5 minuti che mostra i due protagonisti di Little Nightmares 3 avventurarsi nei meandri della fabbrica. Uno degli scenari che potremo giocare una volta che il gioco sarà rilasciato. Beh, il vostro caro Batsmoke non poteva certo lasciarsi sfuggire del materiale così prezioso. Quindi, se siete pronti, spegnete le luci, mettetevi comodi e godetevi l'analisi del gameplay della fabbrica di Little Nightmares 3. Il gameplay ha inizio con i nostri due eroi che escono da uno specchio molto grande. Hanno l'aria spaesata di chi non sa dove si trovi. Questo rafforza la mia teoria sullo scarso controllo che Law ha sui suoi poteri, che mi fa pensare che il ragazzo non sappia sempre dove il prossimo portale potrebbe portarlo. Questo sempre ammesso che lui abbia fatto un controllo sulla destinazione degli specchi. Il suo potere potrebbe essere semplicemente quello di varcarne la soglia, ma ogni specchio potrebbe avere la sua uscita prestabilita. Nella stanza possiamo osservare un sudicio materasso, indizio che ci fa capire che questo fosse il nascondiglio di qualcuno che era solito dormire lì. Di fianco al materasso possiamo notare alcuni lembi di stoffa sporchi e ai piedi del materasso stesso quello che sembra essere del cibo putrefatto, oltre ad un mal ridotto cuscino nella parte alta. Un dettaglio che a prima vista sfugge è una specie di pupazzo o bambolina appesa sopra il materasso che somiglia alle bambole giapponesi chiamate Teru Teru Bosu. Dette anche bamboline del bel tempo, che secondo la tradizione giapponese, se appesa fuori dalle finestre delle abitazioni, allontanano il cattivo tempo e fanno tornare a splendere il sole. Un dettaglio interessante, vista la situazione cupa in cui si trovano i due protagonisti. Dopo essersi rimessi in piedi, i due vengono spaventati da un ratto che passa veloce davanti a loro. Dopodiché, ha inizio il vero e proprio gameplay. I due si avviano sulla loro strada, superano quello che sembra essere un pallone o una palla da bowling, varcano uno stretto tunnel che si nasconde in un angolo buio della stanza in cui sono arrivati e dopo un breve taglio, che suppongo serva a non mostrarci cosa accada in quel tunnel, i due si trovano alle prese con una prova di equilibrio. Li vediamo infatti impegnati a superare un precipizio camminando su delle tubature. Sullo sfondo vediamo delle grosse figure che somigliano molto agli ospiti delle Fauci, ma anche ai personaggi visti nel trailer visitare il circo e anche descritti nel podcast Il suono degli incubi, essere trasportati come degli strumenti da lavoro o dei pezzi di carne da accatastare tramite un cavo trasportatore, come quelli visti alle Fauci, che portavano la carne alle cucine per permettere agli chef di compiere il loro dovere. Una volta superato il pericoloso tubo usato come ponte di fortuna, i due hanno una visuale migliore del cavo trasportatore. Dopo una breve pausa, vediamo Alon sfruttare la sua chiave inglese per colpire un tasto a terra ed attivare così il meccanismo che fornirà loro un passaggio sicuro per oltrepassare l'ennesimo precipizio. Proseguendo, Alon sfrutterà nuovamente la sua chiave inglese per sganciare dalla catena che la trattiene una scala retraibile che permetterà ai due di proseguire. Un altro taglio che indubbiamente nasconde altri segreti ci trasporta velocemente alla prossima scena, dove Law ed Alon si trovano in una stanza illuminata dalla fioca luce che entra da una finestra. Una figura alta e terrificante osserva l'interno della stanza e facendo fuoriuscire un terzo braccio, la chiude, facendo così piombare la stanza nel buio. Che sia questo il mostro dalle molteplici braccia che vediamo nei trailer? Se sì, è l'unico. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ricordate che se non lo avete ancora fatto potete unirvi al server di Discord dove condividiamo la maggior parte delle nostre teorie e idee confrontandoci tra di noi. Trovate il link in descrizione. Sfuggiti all'avido sguardo della creatura, i due proseguono oltre una saracinesca che richiederà la loro collaborazione per essere sollevata. Un altro taglio ci porta a vedere i due attraversare una stanza interessante, colma di quadri appesi alle pareti. Che siano questi quadri i ritratti di altri personaggi che vedremo nella serie? In passato, con Little Nightmares è stato così. Abbiamo potuto vedere in anteprima i volti di personaggi introdotti in seguito nella serie tramite dei ritratti appesi ai muri. Possiamo notare la mancanza di uno dei ritratti che potrebbe essere stato rimosso, forse per via del decesso di uno dei personaggi in esso mostrati? Chi lo sa? Forse Law scopriremo in futuro. Forse la presenza di questi personaggi sta a indicare l'intenzione di Bandai Namco di portare un DLC dove mostrerà questi figuri o di un nuovo capitolo della serie. Ma questo è materiale per un'altra storia.
Dopo aver usato una scatola nelle vicinanze per arrampicarsi su di uno scaffale, i due avanzano, trovandosi in una stanza, con il pavimento bagnato, adibita a magazzino per dei ritratti, che sembrano essere stati scartati. Un cavo elettrificato trasforma l'acqua in una trappola mortale, ma Lou, con la sua abilità nel tiro con l'arco, colpisce l'interruttore, tagliando così la corrente al cavo e rendendo il passaggio sicuro. Una volta attraversata la botola, il video viene nuovamente tagliato. Ci si para davanti agli occhi una scena che abbiamo già visto nel trailer dell'amicizia, dove possiamo osservare i due protagonisti cadere su un tubo che si rompe, facendoli precipitare attraverso una rete e su di una montagna di dolciumi che sono stati prodotti nella fabbrica. Dopo la caduta, Lou aiuta Alone a tirarsi su, e possiamo vedere come i due guardino il punto dal quale sono arrivati, quasi con preoccupazione, come se la loro caduta fosse la conseguenza di un inseguimento da parte di qualcuno. Un altro taglio e vediamo i due arrivare davanti ad un fusibile, che sarà necessario ai due per superare l'impressionante armata di insetti che sembrano essere spaventati dalla luce. Possiamo notare in questo breve pezzo del video che quando Alone rimane lontana dalla luce emanata dal fusibile, gli insetti le si avvicinano in maniera minacciosa e qualcosa mi dice che non abbiano buone intenzioni. Dopo l'ennesimo taglio, i due giungono nel cuore della fabbrica di dolciumi, dove un grosso energumeno opera una macchina che introduce il liquido che viene prodotto in degli stampi a forma di lecca-lecca. Sullo sfondo possiamo vedere altre figure lavorare su altri nastri trasportatori ed un altro lavoratore appeso davanti a uno schermo che non sembra essere più in vita. Dopo un altro taglio, vediamo i due attraversare un mare di dolciumi in una maniera che ricorda molto la stanza delle scarpe di Le Fauci. Che si nasconda un pericolo simile a quello di quella stanza, nella fabbrica dei dolciumi. Una volta superato il mare di dolciumi, i due si arrampicano su di uno scaffale, che mostra loro una visuale più ampia del luogo in cui si trovano, dove vediamo in lontananza il braccio di una gru che scarica altri dolci nel mare già infinito di quei prodotti che mai saranno consumati. E forse è molto meglio così. Questo segna la fine del gameplay. Se siete interessati ad altre analisi, a teorie e a tutte le novità riguardanti il mondo di Little Nightmares e di tanti altri giochi, vi invito a lasciare un mi piace a questo video, ad iscrivervi al canale e ad unirvi al nostro server Discord, dove i membri condividono in continuazione nuove teorie e materiale riguardo ai giochi che ci appassionano, rendendo così il server una community viva e piacevole alla quale unirsi. Vi aspetto. Per questo video è tutto. Io vi ringrazio di cuore per tutto l'affetto e l'interesse che state mostrando per i miei video e noi ci vediamo alla prossima. E come sempre, buoni incubi.